Nome? Serena. Joseph. Lance. Andrea. Ah, nome è Chiara. Età? 19. 22 anni. 22. 21. 23. Sei single o fidanzata? Fidanzata. Fidanzata. Quasi felicemente. Fidanzata. Medio, facciamo. Da che città arrivi? Trento. Vicenza. Roma. Mantova. Trento. Che lavoro vorresti fare da grande? Lavorare con i bambini, penso. Assistente sociale. Non so, qualcosa che mi renda felice. L'imprenditrice. Rivoluzionario, possibilmente. Facci vedere il tuo profilo migliore. Ah, un 50%. Il mio profilo migliore è un naso storto, così alla Dante Alighieri. Ah, ma che cazzo è? Facciamo questo. Una cosa che cambieresti di te. Naso? Tanto. Quello che faccio male. Boh, niente. La risata. Descriviti usando tre avverbi. Lentamente. Serenamente. Rompivalle. Allora, gli avverbi. Simpatico e fantastica. No, proprio avverbi. Grassa o pelosa? Che cosa? Grassa. Bella grassa. Grassa. Beh dai, pelosa meglio che grassa. Grasso è bello. Grassa piuttosto. Sei pro o contro la verdura fuori stagione nei supermercati? Contro, dai. Ma pro, mi piace l'insalata. Pro. Ma no, ci può stare alla fine. Non ci sono più le stagioni di una volta. Le tue passioni travolgenti? La fotografia, l'animazione. La musica. La corsa libera. Calcio. Lambda. Chi è la donna più importante della tua vita? Bella mia mamma. Me la venderesti? No. Neanche per 1.000 euro? Sì, ne compro una migliore. Chi è la donna più importante della tua vita? È la mia ragazza. Me la venderesti per tipo 3.000 euro? Sì. Perché no? Ci farei un bel viaggio con i 3.000 euro che mi dai. Sei pro o contro la liberalizzazione delle licenze dei tassisti? Potrei essere favorevole, però non ho molto a mente come è strutturato. Pro. Contro. Assolutamente. Pro. No, i tassisti devono essere liberi assolutamente di andare dove voglio. Ti senti in colpa quando mangi carne e pesce nello stesso pranzo? No. No. Non mangio il pesce. A volte è successo che... No. E ritieni anche tu, come molti, che il caro vita sia determinato in gran parte dalle tante case sfitte accumulate nelle mani di pochi immobiliaristi senza scrupoli? Sarà uno dei fattori, una delle ragioni? Il caro vita non lo so, il caro cara sicuramente. Sì, è colpa assolutamente degli immobiliaristi. Beh, sì. Oggi come oggi, c'è ancora chi ha rispetto per i vecchi? Le badanti, non so. Secondo te c'è ancora rispetto per i vecchi? Fin troppo. La cosa che odi di più della tua facoltà? Che ci sono più buffet che aule studio. Niente, è tutto perfetto a Trento. Che arrivo sempre ai banchetti quando sono finiti. E la gente pensa di sapere come va il mondo, rimanendo chiuso in una stanza a studiare. Che secondo me è troppo politico. Governo tecnico o elezioni anticipate? Tecnico. Governo tecnico. Rivoluzione. Forse elezioni. Governo tecnico, ci sta. Sei di sinistra o di centro-sinistra? Di sinistra. Centro. Sono di centro e mezzo. Centro avanti. Di sinistra. Sono comunista. Il famoso blogger sovrappeso Mario Dinolfi, come saprai... Che conosco benissimo. Ha paura che il poker nostrano venga ghettizzato nel gioco tra soli italiani, quindi... È un problema che condivido. Sì. È una problematica. Quindi sai che rimarremo indietro rispetto ai grandi geni del nord del poker? Sì, no, ci penso tutti i giorni, effettivamente. Cosa... Ma Mario Dinolfi è del nord o del sud? È romano. Ah, ok. Beh, penso che probabilmente per la paura di perdere, no?
che secondo me comunque non esiste un ghetto, diciamo, di questa cosa. Effettivamente è un problema perché abbiamo un po' la tendenza a isolarci a livello internazionale. Definizione del concetto di blasé, di Simmel. Ma secondo me... Blasé. Blasé. Era l'uomo della città gay. Individuo indifferente delle grandi metropole moderne, praticamente, per cui un'intensificazione degli stimoli prodotto dal vivere in città. Cioè l'uomo è indifferente a troppi stimoli perché sennò il suo cervello esploderebbe, semplificando molto. Cosa ne pensi dell'immigrazione selvaggia che sta subendo il nostro paese? Ma ben venga, mescoliamoci. Ma che alla fine si sta bene, meglio. Penso che comunque queste persone scappano da una situazione che è ancora peggio di quella italiana, quindi c'è da pensare. Ma che può essere solo una cosa positiva. Ma anche se è selvaggia? Le teste che ci sono. Anche se è selvaggia? Ah, soprattutto se è selvaggia. No, è una risorsa assolutamente. Sono solo un robot, sono solo un robot, sono solo un robot, sono solo un robot. Come mai indossi un cappello da forviera? Perché non avrei stato un amico di Maria Di Nolfi. Andrai in giro con quel cappello ora? Sì. Ok.